Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa, ben ritrovati all'aggiornamento della informazione del nostro telegiornale. Gli argomenti principali di questa sera sono il crollo di parte del tetto di una palazzina da Venza a Carrara, dove sono state evacuate 15 persone. Continuano le critiche poi verso la regione a causa dei ritardi nell'erogazione dei fondi a sostegno di famiglie e imprese colpite dall'alluvione. Ci occuperemo anche della Toscana, che si aggiudica il primato nella gestione dei ricoveri ospedalieri del 2021. Ed ancora, per l'aumento degli episodi di cyberbullismo sono stati stanziati 360.000 euro per progetti di prevenzione nelle scuole. Ed è martedì grasso, l'ultimo giorno di carnevale prima dell'inizio di Quaresima, tra cibo e tradizioni. Febbraio poi è anche il mese degli innamorati e in occasione proprio di San Valentino le coppie si prepareranno a celebrare il loro amore tra regali e cioccolatini. Questo e tanto altro tra poco su Antenna 3, vi aspettiamo. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. DR 4.0 full optional di serie con 5 anni di garanzia. Incredibile Formula 0, interessi 0, anticipo 0, maxi rata 0. E tua in sole 60 rate da 339 euro. Corri in concessionaria, l'offerta è valida solo per poco. Buonasera di nuovo e ben ritrovati. Partiamo subito con la notizia del crollo da parte di un tetto di una palazzina a Carrara. Come vi abbiamo anticipato poco fa dei titoli, sono 15 le persone evacuate in via precauzionale. Vediamo. Paura questa mattina nella frazione di Avenza, nel comune di Carrara. Intorno alle 5 di mattina, precisamente in viale 20 settembre, una porzione del tetto di un palazzo ha ceduto, generando una situazione di rischio per gli abitanti. Le autorità hanno prontamente agito, evacuando in via precauzionale 7 famiglie residenti nell'edificio. Soprattutto le abitazioni situate all'ultimo piano e quelle direttamente sotto la zona colpita sono state evacuate per garantire la sicurezza degli occupanti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incidente e sembra che il crollo sia limitato al sottotetto. Complessivamente sono state fatte uscire dallo stabile ben 15 persone, tra cui una persona disabile. Le loro abitazioni sono state dichiarate inagibili al momento, richiedendo la ricerca immediata di soluzioni abitative alternative. Il comune di Carrara ha assunto quindi la responsabilità di assistere alcune delle famiglie coinvolte nell'ottenere un alloggio temporaneo, mentre altre hanno trovato automaticamente soluzioni alternative. Gli interventi sul luogo dell'incidente sono stati rapidi e coordinati. Sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco insieme ai tecnici del comune di Carrara, che hanno valutato lo stato strutturale dell'edificio e pianificato le azioni necessarie per garantire la sicurezza della zona. Si indaga adesso sulle cause del crollo. Assieme agli uffici ci siamo subito attivati non appena c'è stata data la comunicazione del crollo, ha spiegato la vice sindaca e assessore al sociale Roberta Crudeli. Con la dirigente del settore sociale Barbara Tedeschi abbiamo svolto un sopralluogo e ci siamo occupati di trovare una sistemazione temporanea per due famiglie che sono state costrette a lasciare la propria casa. In tutto si tratta di 5 persone, un nucleo composto da madre e figlio ed un altro da marito, moglie e figlio. Tutti loro per adesso saranno ospitati in albergo, gli altri inquilini evacuati hanno invece trovato ospitalità in autonomia. Alluvione in Toscana, botta e risposta tra il deputato Giovanni Donzelli e l'assessore regionale Monia Mogni per i ritardi nell'erogazione degli aiuti a famiglie e imprese. I dettagli ce li racconta Rossella Barattini.
A oltre 3 mesi dall'alluvione del 2 novembre scorso in Toscana, Giovanni Donzelli, deputato eletto in Toscana e responsabile per l'organizzazione di Fratelli d'Italia, ha criticato la regione per i ritardi nei fondi destinati ai cittadini imprese colpite. Donzelli ha infatti affermato che le richieste di aiuto sarebbero arrivate in ritardo dalla regione, mentre il governo avrebbe immediatamente stanziato fondi per l'emergenza. In risposta, l'assessore regionale Monia Monni ha contrattaccato, sottolineando che il commissario Giani avrebbe fatto le richieste nei tempi richiesti e che non ci sarebbero stati nessun ritardi che giustifichino l'assenza del governo. Hanno abbandonato la Toscana, hanno lasciato sole e nel fango famiglie ed imprese, ha dichiarato la Monni, aggiungendo che nei prossimi giorni noi, la Toscana, erogheremo i primi 25 milioni alle famiglie alluvionate. La Monni ha inoltre ricordato a Donzelli che il governo non avrebbe ancora riconosciuto nemmeno le spese per le somme urgenze, per le quali la regione toscana avrebbe visto solo 30 milioni su 110 spesi. Abbiamo già presentato al governo un piano da 110 milioni per le somme urgenze, uno da 1 miliardo e 111 milioni per gli investimenti necessari a garantire una maggiore sicurezza e 500 milioni per danni ai cittadini ed imprese, ha aggiunto l'assessore, invitando Donzelli ad aiutare il governo regionale a portare in Toscana le risorse necessarie a riprendersi. In Versilia la situazione sanitaria preoccupa, carenze di personale, blocco del turnover e perdita di specializzazioni negli ultimi 3 anni. Il segretario provinciale FIALS Daniele Sodu ha esposto il quadro al sindacato di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti e alla presidente della commissione consigliare sociale Laura Santini durante un incontro avvenuto proprio oggi presso la sede comunale. Il sindaco ha sottolineato l'importanza di affrontare il tema della sanità in modo costante, rilevando che influisce sulla qualità della vita e sull'attrattività della Versilia anche per i turisti. Sodu ha presentato un resoconto dettagliato al sindaco, inoltre evidenziando carenze di infermieri e operatori sanitari, il blocco del turnover e tagli di personale previsti per i prossimi anni. Critiche sono state rivolte anche agli ospedali di comunità e alle strutture sanitarie a sostituire le case della salute. Il sindaco si impegna a promuovere una discussione ampia sull'argomento, coinvolgendo i sindacati, la direzione sanitaria, l'ordine professionali e cittadini interessati. Sarà organizzata un'assemblea aperta sulla sanità. E continuiamo ad occuparci di sanità in Toscana, perché è ai vertici nella gestione dei ricoveri ospedalieri nel 2021. A conferire il primo posto in classifica è il rapporto annuale del Ministero della Salute. Soddisfazione da parte del Presidente della Regione Giani. Ascoltiamo insieme tutti i particolari in questo prossimo servizio. La Regione Toscana è prima in classifica nella gestione dei ricoveri ospedalieri nell'anno 2021. A confermare il primato è il rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero elaborato dal Ministero della Salute pubblicato nei giorni scorsi, il quale colloca la Toscana al vertice. Nel 2021 i ricoveri ospedalieri hanno presentato una complessità superiore allo standard, a causa delle restrizioni e delle conseguenze ancora in atto al tempo della pandemia da Covid-19, la quale gravava ancora sulla gestione di tutta la sanità pubblica. I dati emersi hanno tenuto conto di 2 indicatori, l'indice di case mix, che consente di rilevare la complessità dei casi rispetto agli standard, e l'indice comparativo di performance, il quale misura l'efficacia dei reparti, tenendo conto dei tempi di degenza. La Toscana, dunque, è stata la regione che meglio ha saputo gestire i vari casi di ricovero, nonostante la delicata situazione post-pandemia. Grande soddisfazione per il primato da parte del presidente della regione Eugenio Giani, il quale ha commentato: «I numeri che arrivano dal Ministero sono la dimostrazione, ancora una volta, di come il sistema sanitario toscano abbia saputo gestire al meglio le difficoltà imposte dalla pandemia, confermando i risultati già conseguiti in precedenza». Anche l'assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, ha espresso la sua soddisfazione a riguardo. «Questo risultato, ha commentato, è la somma dello straordinario lavoro e dell'impegno senza riserve delle donne e degli uomini del nostro sistema sanitario, della gestione efficace ed efficiente dei ricoveri e dell'appropriata e tempestiva presa in carico territoriale».
I segretari Will e Wilm, area nord toscana, sono intervenuti riguardo il cantiere di Avenza di Baker Hughes. Nonostante il passo in avanti importante per la realizzazione della mensa per i lavoratori, per la quale gli uffici della regione toscana hanno rilasciato l'autorizzazione idraulica in risposta all'istanza presentata da Area SPA, i segretari attendono però nuove modifiche e miglioramenti nell'intera zona industriale per la quale sono attesi nuovi sviluppi, ad esempio una soluzione per l'emergenza dei parcheggi. Il Comitato Cittadini risponde al segretario del Partito Democratico di Montignoso, Luca Nicolini, riguardo la chiusura di Cava Fornace. Rispetto al silenzio riguardo la chiusura del sito, il Comitato ha sottolineato ancora una volta quello che secondo loro è l'impatto ambientale causato dalla cava stessa a causa dei camion e delle azioni di estrazione. Il Comitato chiede l'intervento del Comune di Montignoso durante la conferenza dei servizi per negare il consenso al proseguo dell'attività, dimostrando la volontà di chiudere definitivamente la discarica. Iniziano i lavori di sostituzione delle reti acquedottistiche e fognari nel borgo storico di Mulazzo, come previsto da Gaia SPA, a seguito dell'istanza da parte del Comune per chiedere al gestore di procedere alla sostituzione in concomitanza agli interventi di riqualificazione della pavimentazione. I lavori di sostituzione prevedono un investimento di oltre 80.000 euro ed interesseranno la viabilità interna di Mulazzo capoluogo, in particolare via Pompeo Signorini, vicolo della Chiesa e via Eugenio Branchi, per permettere la manomissione unica del suolo pubblico. E questa mattina la Commissione Ambiente del Comune di Massa ha visitato l'impianto di depurazione di Lavello 1. I membri della Commissione, scortati dalla vicepresidente di Gaia, Michela Consigli, e dal responsabile della depurazione, Luciano Passanante, insieme agli altri tecnici e coordinatori, hanno visionato tutti gli interventi realizzati e preso informazione su quelli in corso d'opera. Come confermato dal gestore idrico, sul Lavello 1 sono stati eseguiti gli interventi finalizzati all'efficientamento delle funzionalità dell'impianto e al contenimento e trattamento degli odori. Da qui fino al 2025, per continuare a migliorare tutti i processi dell'impianto Lavello 1, sono stati previsti ulteriori investimenti pari a 6 milioni di euro, i quali andranno a migliorare ulteriormente il trattamento dei fanghi e i trattamenti delle acque piovane. Il Comitato per la Biodiversità è intervenuto in merito all'intervento dei civici apuani andato in onda nel corso del telegiornale sul congresso inerente ai lavori riguardanti il Parco Ugo Pisa Marina di Massa e le colonie. Il Comitato riferisce di aver chiesto a lungo un confronto con l'amministrazione che non sarebbe mai stato concesso. Riguardo invece alle dichiarazioni dell'architetto del Sarto, è importante precisare, secondo il Comitato, che si trattava di un intervento tecnico personale e non di una presa di posizione politica. Infine, il Comitato contesta l'affermazione secondo cui il loro obiettivo sarebbe quello di far prendere il finanziamento alla città. Da parte loro hanno sempre sostenuto il ritorno al progetto, approvato dal Ministero e ammesso ai finanziamenti del PNRR del 2021, che non prevedeva demolizione nei campi sportivi e parcheggi all'interno del parco. Cambiamo adesso argomento e andiamo ad occuparci sulla questione importantissima del cyberbullismo. In Toscana crescono gli episodi di violenza in rete rispetto al 2018. La regione interviene con progetti di prevenzione per 360.000 euro. Ascoltiamo insieme tutti i dettagli. È sempre più dilagante il fenomeno del cyberbullismo.
Sono queste le conclusioni ricavate dall'indagine EDIT, condotta su un campione di 9.200 studenti tra i 14 e i 19 anni. Mentre sembrano diminuire i fenomeni di bullismo, aumentano però le violenze in rete, a causa dell'aumento del tempo speso online. Nella sola regione toscana, nel 2022, le vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo sono state il 16% rispetto al 23% del 2018. Tra essi, il 13,7% ha dichiarato di essere vittima di violenze solo in rete, mentre il 22,8% ha confessato di aver subito l'uno e l'altro, bullismo e cyberbullismo. Complessivamente, gli episodi di cyberbullismo sono il 36,5% rispetto al 25,2% del 2018. In aumento, però, gli episodi di bullismo e cyberbullismo per il genere femminile, con una crescita dal 28% al 44,6%. Durante un convegno organizzato dalla Giunta regionale con il programma Giovani Sì assieme ad ANCI Toscana, tenutosi all'educatorio del Fuligno a Firenze, si è cercato di rispondere ad un fenomeno sempre più dilagante attraverso strategie e prevenzione. La Regione Toscana è così scesa in campo stanziando 360.000 euro per finanziare 62 progetti volti alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, quali prevedono interventi nelle scuole e nelle associazioni sportive. L'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini ha espresso tutto il suo appoggio al progetto. Tutti i protagonisti del sistema istituzionale devono confrontarsi e lavorare in rete, ha affermato l'assessore, e serve un grande lavoro di squadra. Già lo stiamo facendo e siamo a disposizione per implementarlo. Il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro ha fatto visita al comando provinciale della Guardia di Finanza della Spezia, accompagnato dal comandante interregionale dell'Italia nord-occidentale Fabrizio Carrarini. Dopo un briefing illustrativo del contesto socio-economico del territorio e delle attività svolte dal comando provinciale, il comandante ha incontrato le massime autorità della provincia spezzina per un breve saluto, esprimendo poi parole di apprezzamento per l'impegno dei finanzieri spezzini. Tante altre notizie vi aspettano, ma adesso un attimo di pubblicità, tra poco. Gatto, potresti dirmi per favore quale strada devo prendere? Tutto dipende da dove vuoi andare, Alice. Nel paese delle meraviglie. Allora è semplice, la strada è quella che ti porta a MB Garden. E percorrendo la lunga via Aurelia, Alice si trovò di fronte ad un giardino, ma non un giardino qualsiasi, proprio da MB Garden. MB Garden, esperti in fiori e giardinaggio. DR 4.0 full optional di serie con 5 anni di garanzia. Incredibile formula 0, interessi 0, anticipo 0, maxi rata 0. E tua in sole 60 rate da 339 euro. Corri in concessionaria, l'offerta è valida solo per poco. In occasione della giornata mondiale delle cardiopatie congenite del 14 febbraio, 50 studenti del liceo musicale Felice Palma di Massa donano un'ora di musica a partire dalle 15.30 ai pazienti dell'ospedale del cuore. Inoltre, durante il corso della giornata, volontari e volontari di Un Cuore, Un Mondo regaleranno ai piccoli pazienti dell'ospedale del cuore cioccolatini, mentre la sala giochi della degenza ospiterà un'allegra postazione trucca bimbi.
Martedì grasso è il giorno per eccellenza in cui ci lascia andare alle gioie del cibo prima della Quaresima. Ma conoscete da dove ha origine questo nome? Ne parliamo con Ilaria Borghini in questo servizio. Con il martedì grasso cala il sipario sul carnevale. Dopo una settimana di festeggiamenti e bagordi ci si avvia infatti verso la Quaresima, periodo di sobrietà e preghiera che prepara la Pasqua. Ma da dove ha origine il nome di questa giornata di festa? E cosa significa? Per comprendere perché viene aggiunto l'aggettivo grasso, bisogna risalire all'origine della parola carnevale, che nasce dall'unione di due parole latine, carnem e levare, e significa eliminare la carne. I giorni di carnevale sono quindi giorni dell'abbondanza, caratterizzati da bagordi e lauti banchetti a base di prelibatezze, carne, dolci e cibi grassi, in previsione del lungo periodo di magro della Quaresima. In ogni regione sono molti i piatti della tradizione che caratterizzano il periodo di carnevale, le chiacchiere, dette anche frappe, crostoli, bugie, cenci o sprelle, le sfrappole bolognesi, le castagnole, il migliaccio, ossia il dolce campano a base di ricotta e semolino, il sanguinaccio napoletano, i tordelli di carne, il berlingozzo fiorentino. Il martedì grasso viene festeggiato in tutta Italia e ogni luogo ha le sue usanze particolari. In provincia di Parma, Fontevivo, ad esempio, la tradizione prevede che il mercoledì delle ceneri si festeggi il Marco di Scuro, termine che deriva dal dialetto e significa pulire. Ai tempi del regno di Maria Luigia, moglie di Napoleone, era usanza festeggiare il martedì grasso consumando cibi buoni e prelibati in grandi quantità. Gli avanzi erano molti, così Maria Luigia ottenne dall'autorità religiosa la possibilità di posticipare la Quaresima per consumare il cibo avanzato. A Venezia il martedì grasso è il giorno in cui viene proclamata la Maria del Carnevale, la prescelta fra le 12 fanciulle povere cui il doge regalava la dote per andare spose. Dando uno sguardo fuori dall'Italia, poi, sono tantissime le curiosità e le tradizioni di questa festa. In Germania la vera festa è lunedì prima del mercoledì delle ceneri, chiamato Rosenmontag, lunedì delle rose, mentre in Svezia si chiama Semladag, per via del semla, il dolce tipico che viene preparato per questo giorno, ripieno di crema alle mandorle e panna. In Francia il Mardi Gras ha dei profondi legami con la festa medievale La Fête des Fous, ovvero la festa dei folli, la stessa che viene raccontata in Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, una ricorrenza in cui tutti potevano vestirsi e comportarsi come volevano e al termine della festa veniva eletto il Papa dei Folli. Nel Regno Unito il martedì grasso prende il nome di Shrove Tuesday, dal verbo to shrive, confessarsi, ottenere la soluzione, la pratica che veniva messa in atto dai credenti. È anche chiamata Pancake Day, perché in questo giorno la tradizione vuole i pancake come alimento per eccellenza. In Danimarca, infine, il carnevale si chiama Fastelan, ovvero sera di digiuno, e l'antica tradizione vede l'elezione del cosiddetto re dei gatti. Il gioco consiste nell'appendere una piccola botte tra due pali ed i ragazzi in costume e a cavallo cercano di colpirla con delle mazze. Chi riesce a romperla con un solo colpo vince il contenuto e il titolo di Re dei Gatti. Inizia il tempo della Quaresima con il mercoledì delle ceneri. Per l'occasione Monsignor Vaccari presiderà la celebrazione eucaristica mercoledì 14 febbraio alle ore 21 in cattedrale. Inoltre Monsignor Vaccari ha ricordato attraverso il canale YouTube della Diocesi la colletta nazionale indetta dai Vescovi italiani in programma domenica 18 febbraio, la quale prevede in tutte le chiese italiane una raccolta di offerte per le popolazioni coinvolte nella guerra in Terra Santa. Domani è San Valentino, la festa degli innamorati. Si festeggia ancora questa festa? Lo abbiamo chiesto ad alcuni cittadini e abbiamo scoperto qual è il regalo più gradito di tutti. Vediamo insieme in questo servizio e in queste immagini. Domani è San Valentino, la festa degli innamorati, ma si festeggia ancora in città? Sì. Ah, che programmi avete? Io lavoro e lei a casa. Io sono a casa qui, in casa. Mannaggia. Cioccolatini o fiori? Fiori. E te? Fiori. No, diciamo no. In generale dipende un po' da,
Dopo come l'annata, però non penso che... Boh, l'anno scorso l'abbiamo festeggiato, diciamo, sì. Però va. Ha beccato due ex. Peccato. Ma fiori o cioccolatini? Fiori. Per te? Quello che vuole lei. Quest'anno no. E tra fiori e cioccolatini cosa preferisci? Cioccolatini. Fiori o cioccolatini? Niente. Niente. Te? Cioccolatini. Te cioccolatini. Sono più utili. Come abbiamo visto, molti preferiscono ancora oggi i fiori. Ma quali sono i fiori preferiti degli innamorati? Vediamo. Siamo qui con Matteo della boutique del Fiore di Massa, che ora ci farà vedere una composizione tipica per questa festa. Ciao, buonasera. Allora, la composizione tipica di San Valentino è la classica rosa rossa, che ora andiamo a comporre in una maniera, diciamo, tradizionale, con un po' di verde, eucalipto, qualche fiorellino di cera, e ci mettiamo del verde a decorare. Una bella foglia di aspidistra e una foglia di aralia variegata. Più o meno quante rose hai composto finora e quante te ne hanno chieste? Più o meno saremo così a spanne, saremo su quasi un centinaio di rose. E di solito, sai, come l'anno scorso, siamo sulle 300-400 rose, dipende. Poi tutti gli anni è sempre un crescere, perché ora noi siamo un po' nuovi nel mercato, che due anni e qualche mese è sempre un crescendo, diciamo. E tante sono già state prenotate, immagino. Sì, la maggior parte, diciamo di sì. Ora, che nella parte di là del negozio abbiamo tutte le prenotazioni. Ci sono altri fiori che richiedono oltre la rosa? Sì, girasoli, sono molto apprezzati. Poi ci possono essere tulipani. Siamo proprio nel periodo. E il periodo e le gerbere sono i quattro fiori più, diciamo, richiesti. E anche Forte dei Marmi si prepara a festeggiare San Valentino e in occasione della festa degli innamorati l'assessorata alla cultura e turismo ha predisposto un cuore luminoso sul pontile, un suggestivo punto in cui immortalare una foto d'amore. Previsto anche un tag da usare sui social per condividere le meravigliose foto accanto a questo cuore luminoso. Hashtag Falling in Love Forte dei Marmi e hashtag innamorarsi forti dei marmi. Se vuoi la pace, prepara la pace. È l'evento organizzato da Arcimassa Carrara e Archivi della Resistenza in programma giovedì 15 febbraio a Massa dalle 17 presso il Teatro dei Fratelli Cristiani, il quale tratterà di pacifismo, guerra e femminismi con particolare attenzione alla guerra in corso in Medio Oriente. Moderatrice dell'evento sarà Adriana Riccardi, presidente del Comitato Provinciale di Arci. Parlerà anche Luisa Morgantini, già eurodeputata, vicepresidente del Parlamento dell'Unione Europea e componente della Commissione del Consiglio Europeo per le relazioni con il Consiglio palestinese. Tra le organizzazioni dell'evento, non una in meno Massa, Accademia Puana della Pace, Archivi della Resistenza, Circolo Arci Focus, Circolo Arci 31 settembre. Vediamo adesso chi sono i festeggiati di stasera con la rubrica degli auguri.
anche nel mese di febbraio in Biblioteca Carrara gli appuntamenti con Nati per Leggere, Nati per la Musica, che prevedono incontri di lettura e musica per famiglie con bambine e bambini dai 0 ai 6 anni. Il primo dei due incontri mensili in programma sarà venerdì 16 febbraio alle 16.30 alla Biblioteca Civica Lodovici in Piazza Gramsci a Carrara. L'ingresso è libero, ma per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0585 64 1472 oppure scrivere una mail a bibliotecacarrara@comune.carrara.ms.it. E venerdì 16 febbraio al DMS Stage di Montignoso si esibirà Phil Mair, batterista dei Pooh, polistrumentista, arrangiatore e compositore, uno dei batteristi più richiesti d'Italia. Phil si esibirà in uno stile jam session, dando l'opportunità agli allievi della scuola di suonare con lui insieme a insegnanti e musicisti professionisti della scuola. Phil Mair ha iniziato giovane, ha suonato con artisti del calibro di Pino Daniele, Malika Yen, Francesco Renga, Patti Bravo e molti altri. Attualmente è il batterista fisso dei Pooh. Alle 17.30 Phil terrà una masterclass di batteria consigliata non solo ai batteristi ma a tutti i musicisti. E alle 22 si terrà il concerto di Phil Mair con l'House Band. Per ulteriori informazioni sull'evento e per prenotare l'aperitivo pre-concerto, visitate il sito www.dmstage.com o inviate una mail a dmsstage@gmail.com. Verrà sospesa l'erogazione dell'acqua potabile dalle 22 di giovedì 15 alle 5 di venerdì 16 febbraio a causa di un intervento manutentivo straordinario sulla rete idrica nelle seguenti strade della località di Avenza: via Vico Fiaschi, via Covetta, viale Monzoni, via Bulderini, via Arezzo, via Pistoia, via Ulla e via Grosseto. Potranno verificarsi fenomeni transitori di torbidità per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi e in caso di eventi atmosferici avversi. Ci fermiamo adesso qualche brevissimo istante per vedere le previsioni meteorologiche tra poco. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per mercoledì 14 febbraio. Cielo sereno, temperature minime in calo, venti deboli e mare mosso. Giovedì 15. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature stazionarie, venti deboli e mare poco mosso. Andamento nei giorni successivi. Aumento della nuvolosità, temperature in diminuzione, venti deboli e mare poco mosso. Per aggiornamenti, meteo@apuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Ed è con il bollettino meteo che termina per questa stasera il telegiornale, non ci sono altre notizie. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e vi do naturalmente appuntamento alle prossime edizioni. Buona serata a tutti voi!